Così ha inizio la storia. Il regno è sull'orlo della rivoluzione. Ma chi sarà l'eroe che guiderà la rivolta? Certo, il principe. E ora guarda il tuo regno così com'è realmente. L'era dell'industria è arrivata ad Albion. Ma la chiamano era dell'oppressione. Quando la libertà è un sogno, bisogna prendere posizione per guidare una rivolta. Per essere un eroe. Benvenuto nella città degli oppressi. Dove chi osa aprire bocca viene punito. E chiunque osasse sperare non hanno speranza. Comunque. I ribelli veri non cedono. Ma non possono trionfare soli. La rivolta è cominciata. Ma chi saprà guidare la rivolta? Che spettacolo deprimente! Che meravigliosa giornata da sprecare a letto, concordi? Cosa? Oh, vai via, Jasper. Non è esattamente una reazione da principe. Temo che sia ora di alzarsi. Con il tuo permesso devo svegliare la tua compagnia notturna. Oh, sì, che portamento regale! Il mio cuore sussulta. Spero abbiate dormito bene, vi aspetta un giorno intenso. Forza, se devo alzarmi, devi farlo anche tu. Non funzionerà mai, no, non guardarmi in quel modo. Oh, molto bene, bravo cane, bravo. Che coppia! Il regno è condannato. Mio signore, se vuoi seguirmi, forse troveremo qualcosa di più consono alle attività della giornata. Questa mattina Lady Elise è impaziente di parlare con te. Ti sta aspettando in giardino. Non ho dubbi che ti metterai in gran tiro per la tua giovane amica. Mi sono preso la libertà di offrire una scelta fra due vestiti adatti all'occasione. Lo staff potrebbe sentirsi rassicurato dalla non appariscenza di questi abiti. Ah, scelta eccellente! Sono certo che Lady Elise approverà.
Forse è venuta l'ora che tu vada a trovarla. E oggi consiglio vivamente di evitare tuo fratello. Si vocifera che il re Logan sia di pessimo umore. Oh, Prode Cavaliere, sei qui per proteggermi? Oh, che mollaccione! In un combattimento faresti pena. Sbaglio? Sbaglio? Ti proteggerò, mia dama. Non saprei. Non mi sembri poi così tosto. Perché non mi dai una dimostrazione delle tue capacità? Che ne dici? Non male, niente male. Diciamo che mi accontenterò. Pensavo che non ti alzassi più. Jasper non ti ha detto che volevo parlarti? Sì. È successo qualcosa? Ho come l'impressione che al castello ce l'abbiano tutti con tuo fratello. Più del solito. E in città le cose vanno anche peggio. Circolano storie terribili. Dicono che questa mattina sia stato giustiziato un operaio. Sono sicura che sia solo una voce, ma immagina cosa dice la gente. I domestici sono nervosi. Ho detto loro che parlerai a tutti. Lo farai? Ho paura di quello che accadrà se qualcuno non calma le acque. Se pensi che sia d'aiuto? Sì, magari hanno paura del re, ma ascolteranno il loro principe. Bene, mio buon principe. Vuoi prendermi per mano e scortarmi fino al castello? Bene, ora andiamo. Tuo fratello non avrebbe potuto far giustiziare un operaio. Però a volte penso... Ecco, penso che in lui c'è qualcosa che non va. È cambiato così tanto. E sembra perennemente stanco. Tuo servizio. Ah, signore. Beh, ho sentito che non ha fatto altro che difendere un bambino che lavorava in fabbrica. Chissà dove andremo a finire. Ora potrebbe toccare a noi che... Basta spettegolare. E mettete a posto quei vestiti. Maestà, sei il benvenuto. È un onore averti qui con noi oggi. Il personale è pronto per ascoltare le tue parole. Quando vuoi. Avete tutti passato dei momenti difficili. E il re è stato troppo occupato per trattarvi come avrebbe dovuto. Ma vi chiedo di ignorare certe assurde voci che circolano. Vi prometto che parlerò con mio fratello per migliorare le condizioni di vita fuori dal castello, per voi e per le vostre famiglie. Grazie. E lo chiami un discorso reale? Non hai urlato né minacciato? E sei stato decisamente troppo ragionevole. È stato davvero splendido. Bene, pronto per l'allenamento di oggi? Prenditi cura di lui, Walter. Immagino che tu abbia sentito le voci, allora. Temo siano vere. Chissà cosa combinerà la prossima volta tuo fratello. Nel frattempo, nel castello, l'atmosfera si fa di giorno in giorno più tesa. Penso che tu abbia talento nel comunicare con la gente. Pendevano tutti dalle tue labbra e ti guardavano come si guarda un leader. Principe. Sono venuti molti per vedere tuo fratello. Poverini. Sir Walter, che colpo di fortuna. Saresti così gentile da firmare una petizione? Bisogna combattere la povertà ad Albion. Troppi soffrono sulle nostre strade e il re non fa nulla. Dobbiamo farglielo notare. Oh, bene, ma sono solo un vecchio soldato. Il mio nome probabilmente non ti direbbe nulla. Ma forse il principe qui sarà disposto ad aiutarvi.
Oh, beh, sarebbe assolutamente meraviglioso, maestà. Sarebbe un grandissimo onore. Firmerò con piacere. Ti ringrazio, mio buon principe. Sono sicuro che il tuo appoggio farà la differenza. È stata una mossa coraggiosa. Dubito che farà una gran differenza. Ma forse mostrerà a tuo fratello che sei in grado di ragionare con la tua testa. Vediamo come la usi nella stanza del combattimento. Forza! Hai fatto molti progressi nelle ultime settimane. Ma oggi non voglio che ti alleni. Voglio che combatti contro di me. Come se ne andasse della tua vita. Un giorno, la gente di Albion avrà bisogno di te. Voglio. Forza! Sì! Ah, ben fatto! Ti ricordi le storie che ti raccontavo da piccolo? A proposito di tuo padre, il grande re ed eroe. Non ti stancavi mai di sentire quelle storie. E ti ricordi che cosa mi dicevi dopo ognuna di esse? Insegnami ad essere un eroe! Ogni singola volta. Vorrei che un vecchio soldato come me avesse ancora qualcosa da insegnarti. Ma ho fatto del mio meglio. Ora tocca a te fare del tuo meglio. Attaccami! Colpisci, ora! Non sono fatto di paglia. Colpisci più duro. L'hai semplicemente spezzata. Pensa un po'. Sono o non sono un grande insegnante? Ascolta, c'è qualcosa che... Walter, dovete venire qui, presto! Tutti e due! Che è successo? Fuori dal castello. Sembra un corteo di protesta. Qui finisce male. Hanno oltrepassato le mura del castello. Non ho mai visto tanta gente là fuori. Accidenti! Avrei dovuto sapere che sarebbe successo. Non credo che si rendano conto di che cosa sia capace tuo fratello. Qui finisce male. Albion libera! Vogliamo! È da molto tempo che Logan non mi ascolta più ormai. Ma devo trovarlo. Resta qui. Ci sono ancora cose di cui dobbiamo parlare. Non possiamo starcene qui impalati. Ho un terribile presentimento. Dobbiamo fare qualcosa. Ecco, le guardie si sono allontanate dalle scale. Troviamo Walter e scopriamo cosa vuol fare Logan. Dai, approfittiamone. Nella stanza della guerra. Allora andiamoci prima che qualcuno ci veda. Sbrigati, puoi vederli. Pensa a ciò che stai facendo, Logan. Sto proteggendo gli interessi della gente. Non osare mai più discutermi. Sparerai per uccidere. Inizia con i capibanda e qualora necessario, continua con la folla. Non puoi fare questo. È sbagliato. Oh! Mai dirmi cosa non posso fare. Walter! Sei suo fratello, forse t'ascolterà. Non può uccidere tutta questa gente. Dobbiamo fare qualcosa. Che cosa ci fai tu qui? La stanza della guerra non è per bambini. Vattene subito. Sono qui per fermarti. Non uccidere queste persone. Un momento. Basta! Come osi ribellarti a me? Forse pensi che dovresti essere tu a prendere queste decisioni? Intendi davvero difendere questi traditori? Accomodati. Vediamo come te la cavi. Portate mio fratello e il suo amico nella mia sala. Sistemeremo la questione ufficialmente. Avanti! Vado. Cosa? Lei non c'entra! Sto bene, sto bene. Non preoccuparti, qualunque cosa accada, la supereremo insieme.
Su, cammina! Andiamo tra noi campioni del popolo. Avvicinati, fratello. Oggi mi hai deluso oltre ogni misura. Sono stato tradito dal mio stesso sangue e da una miserabile spia. Ma noi non c'entriamo. Le punizioni devono essere commisurate alla colpa. Bene, puniscimi. Non sei più un bambino. È ora che la smetta di trattarti come tale. Volevi salvare i traditori che stamane si erano radunati fuori dal castello? Molto bene. Avrai la tua occasione di salvarli. Ecco i capi di quella banda di violenti. Lascerò a te la scelta. Chi sarà punito? Questi stranieri o la ragazza? La pena sarà la morte. Cosa? No, non può essere. Tu sei il principe. Decidi. Maestà, Logan, ti prego. Ti sto dando potere di vita e di morte. No, non lo farò mai. Se non scegli tu, lo farò io. Saranno tutti giustiziati. Sentiamo, ti intendi sacrificare per fare la cosa giusta? È una follia. Non possiamo. Non possiamo. Scegli me. Non possono morire tutti. Scegli me. Devi decidere e non vedo alcuna alternativa. Tocca a me. Pietà, non volevamo fare del male a nessuno. Prendimi. Non farlo. Devi prendere me. Salva la ragazza. Uccidi gli altri ora. Ti prego. No! Avanti! Non ti perdonerò mai per questo. Bene, così non rischi di dimenticare. Scortate mio fratello nelle sue stanze. Ora. Mio signore, non devi incolpare te stesso. Penso che nessuno di noi si fosse avveduto di quanto fosse impazzito. Devo fare qualcosa. Non posso restarmene qui. Concordo. Lasciamo il castello stanotte. Questo regno ha bisogno di una rivoluzione. Ha bisogno di un nuovo leader. Ha bisogno di un eroe. È ora di scoprire se sei pronto. Pronto perché? Per essere il figlio di tuo padre. Molto bene, preparo un bagaglio leggero. Non c'è tempo per prendere niente. Nemmeno un pigiama? Forza! Ora dobbiamo andare. Non temere, mio signore, ti seguirò. Avrei dovuto fare qualcosa nella sala del trono. Fermarlo! Non avresti ottenuto altro che la tua stessa morte. Probabilmente avrei dovuto portarmi via prima. E Elisa, allora? Non possiamo lasciarla qui. Non ti preoccupare. È al sicuro. E sa badare a se stessa. Questo giardino la notte ha qualcosa di vagamente sinistro. Dove andiamo? Pensavo che stessimo lasciando il castello. Infatti. Ma prima dobbiamo fare ancora una cosa. È ora di porgere omaggio all'ultimo eroe di Albion. Non pensavo che sarei più entrato qui dentro. Avresti dovuto saperlo. La notte in cui tuo padre morì, gli promisi che ti avrei portato qui quando fossi stato abbastanza grande e abbastanza forte. Questa è la tua storia. È la tua eredità. Il mondo è stato senza eroi per troppo tempo. Ma spero che ne avrà uno molto presto. Tesoro più prezioso di tuo padre, il sigillo della Gilda. Sceglie coloro che hanno in sé del potere, coloro che hanno il potenziale per diventare leggenda. Prendilo. Dovrebbe succedere qualche cosa. Yeah.
Chi sei tu? Sono Teresa, la veggente della Malatorre. Sono stata la guida di tuo padre nel suo massimo trionfo. Ma il tuo destino è ancora più grande. Il sigillo si è destato al tuo tocco e al tuo tocco soltanto. Ciò significa che il destino di Albion è nelle tue mani. Davanti a te hai la via che devi intraprendere. Porta al regno che per nascita sei destinato a reggere. Come tutti gli eroi dovrai affrontare molte prove, ma non puoi attraversare queste porte da solo. Dovrai trovare dei seguaci e ottenere il sostegno del popolo. Per ora hai il sostegno di due amici. Jasper, che ti servirà come sempre, e Sir Walter Beck, il tuo più grande alleato. Avete già raggiunto la prima tappa del tuo viaggio. Varca la porta ed esigi la ricompensa. Dentro di te c'è un grande potere. Ti mancano solo i mezzi per scatenarlo. Prendi. La manopola convoglierà la magia che hai dentro. Usala accanto alla tomba nel mausoleo e la via d'uscita dal castello si aprirà per te. Torna quando avrai abbastanza seguaci per raggiungere la prossima porta. Ora vai. Sir Walter e Jasper ti seguiranno ovunque tu vada e un giorno forse tutta Albion farà lo stesso. Senti in qualche modo differente? Non saprei. Prova a lanciare un incantesimo. Temo sia l'unico modo per farci uscire da qui. Avresti potuto dirlo prima. E rovinare la sorpresa? Diavolo, ha funzionato! Sei veramente un eroe. Non l'ho mai dubitato un secondo. Beh, nemmeno io, è ovvio, ma... che sia maledetto, ha funzionato! Un po' strettino, eh? E piuttosto buio. Non ti hanno mai preoccupato gli spazi chiusi, vero, Sir Walter? Neanche essere decapitato o accecato mi è mai piaciuto, e con questo... Oh, devo aver toccato un nervo a scoperto. Sento che sto per accoppare un maggiordomo. Posto spazioso, con una sostanziosa riserva d'ossigeno. Le vie di fuga dai castelli dovrebbero essere tutte così. Ho paura a domandare, ma qual è il nostro piano, oltre a lasciarci alle spalle il castello, cosa che naturalmente approvo? È semplice. Dobbiamo fermare Logan. Come dovrei fare? Anche se sono un eroe, sono comunque solo una singola persona. Già, è per questo che abbiamo bisogno di alleati. Molti alleati. Quando avrai fatto vedere chi sei, la gente ti seguirà. E molti saranno anche disposti a combattere. Ma serve un leader, qualcuno in cui credere. Albion ha assoluto bisogno di una rivoluzione. Mi distrendi, al riparo! Bene, giovane eroe. Ecco la tua occasione di mostrarci chi sei. Sarebbe andato fiero. Anch'io sono fiero. Forza! E sono fiero anche di te, vecchio amico. Nella paura hai mostrato grande grazia. È solo una questione di genere. I pistarelli sono creature sovrani. In ogni caso, abbiamo avuto la prima prova di ciò che sei capace di fare. Sei tu l'eroe che sarà in grado di guidare questa rivoluzione.
I pipistrelli sono solo l'inizio. Posto è questo? Deve essere... Ma certo! È il santuario di tuo padre. Ne parlava spesso, ma non avrei mai immaginato fosse un posto reale. Non ci posso credere. Jasper, su questo libro c'è una nota col tuo nome. Dai un'occhiata. Non è possibile. Per Jasper. E sia, te ne do atto, è possibile, ma deve essere una coincidenza. Ah, non dire sciocchezze. Il vecchio re deve averlo lasciato per te. Come si chiama? Il libro degli eroi. Che meraviglia! Ci dice come possiamo andarcene? È una cosa assolutamente straordinaria. Tutto quello che avremmo sempre voluto sapere sugli eroi è rivelato proprio qui, in queste pagine. La mappa funziona come un dispositivo di teletrasporto. Scegli dove vuoi andare e voilà, sarai portato a destinazione. Ottimo. Sì, ci sarà sicuramente utile. Avremo tempo di esplorare questo posto più tardi. Al momento abbiamo un compito più grande da svolgere. Non so neppure da dove cominciare. La nostra prima fermata saranno le montagne di Mistpeak. Là ci sono delle persone che potrebbero essere nostri grandi alleati. Non offriranno la loro fedeltà facilmente, ma odiano Logan. E se c'è qualcuno che può persuaderli, è un eroe. Bene, io continuerò a familiarizzare con questo santuario. Non ho dubbi che dovremo approfittare di tutte le risorse disponibili. D'accordo. Trova Mistpeak sulla mappa e vediamo se quel libro dice la verità. Dunque, questo qui dovrebbe essere l'insediamento di Mistpeak. Selezionalo come destinazione e dovresti essere trasferito lì all'istante. Splendido! Oh, non ricordavo quanto freddo facesse quassù. Andiamo. Le persone che vivono qui si fanno chiamare stanziali. Sono dei duri, leali. E come ti ho detto prima, odiano a morte Logan. Non sembrerà granché a vedersi, ma è qui che avrà inizio la rivoluzione. È Logan ad averli conciati così. Ha preso il controllo di queste montagne e ha iniziato a distruggerne le foreste. Sapevo faticassero a trovare del cibo. Una bambola in cambio di cibo. Ma non immaginavo fosse così grave. È onesta. Si chiama Sadie. Stiamo tutti qui. Dobbiamo convincere Sabine. Ma è un vecchio testardo. Ma è anche un brav'uomo e un buon capo. Non accetterà facilmente un'alleanza, soprattutto con un principe. Forse è meglio che gli parli prima io, da solo. Mentre io parlo con Sabine, tu dovresti cercare dei nuovi vestiti. Qualcosa di meno principesco. Non abbiamo bisogno di questo tipo di attenzioni. L'oro che ho è poco, ma dovrebbe bastare. Forse tu potresti dividere quello che avanza con la gente di qui. Ne ha più bisogno a di noi. A causa me. Del re. Dove li trovo dei vestiti? Ah, troverai che senz'altro qualcuno che vorrà alleggerirti di un po' di denaro. Ora augurami buona fortuna. Stiamo morendo di fame. Non ci serve molto. Il minimo per campare. Salve. È piacere averti qui. Prego, dai pure un'occhiata in giro. Con sei che eri in giro, non possiamo andare a caccia. È tutta colpa di loro. A parte te, è una vita che nessuno compra nulla. Grazie. Mio sir, sono Jasper. Pronto? È così che funziona? Ti sto parlando attraverso il sigillo della Gilda. Che strumento straordinario. A quanto pare, finché hai con te il sigillo, possiamo comunicare liberamente.
Non solo, se lo ritieni necessario puoi tornare al santuario in qualunque momento. Non mangio da Posso giorni. Suggerirti di indossare subito le tue nuove vesti? Ah, ciao, bene. Nel santuario è compreso un camerino per cambiarti d'abito. Entra, te lo mostro. Mi sono preso la libertà di disporre i tuoi abiti su questi manichini, che dovrebbero esserti utili per conservare tutti gli indumenti che otterrai nei tuoi viaggi. Ora, perché non ti metti le tue nuove vesti da stanziale? Ecco, ora sì che hai un aspetto da stanziale. Spero che queste nuove vesti siano comode come i tuoi abiti regali, anche se immagino sia decisamente improbabile. Ora che hai un abbigliamento consono, dovresti tornare da Sir Walter. È ora di incontrare questa Sabine di cui tanto si parla. Molto meglio. Questo look selvaggio ti si addice. Ho parlato con Sabine, gli ho spiegato tutto ed è... Beh, te l'avevo detto, deve essere convinto. Coraggio! Oh. Fuori dai piedi, Boulder. Non vedo niente. Un nobile in casa mia. Un principe, niente meno. Sei ben lontano dal castello, principe. Allora cosa ne pensi della nostra casa? Ti piace quello che ci ha fatto tuo fratello? Queste montagne sono sempre state nostre. Logan se n'è impossessato e le sta letteralmente uccidendo. Siamo pronti a combattere. Ma perché seguire un parente di Logan? Puoi fidarti, ti do la mia parola. Da queste parti non teniamo in gran conto le parole. Siamo gente semplice. Non è così, Boulder? E allora cosa vuoi? Prove. Prima dimostra che sei un eroe, come sostiene Walter. La cosa non è complicata. Tuo padre ha costruito una stanza segreta sotto la città di Brightwall. Solo un eroe può superare le sue prove e raggiungere le reliquie. Se mi porterai uno di quegli oggetti antichi, ti crederò. Secondo, devi dimostrare di poter guidare le truppe in battaglia. Per farlo, devi uccidere i mercenari che infestano la valle di Mist Peak e ci rendono la vita un inferno. Terzo, dimostra di essere un vero capo. Convinci i nostri vicini di Brightwall a dividere con noi il loro cibo. Boulder. Se non mangiamo, moriremo. E i morti non sono validi alleati. È tutto qui? Sì, è tutto. Vai e auguri. È stato un piacere conoscerti. Forza, bello. Constato con piacere che Sabine non sia addolcito. Comunque, conosco il posto di cui parlava. Tuo padre ha costruito quella stanza sotto l'Accademia di Brightwall, centro del sapere di Albion. Almeno lo era, finché Logan non l'ha fatta chiudere. Mostra al bibliotecario il sigillo della Gilda. Lui capirà. Cercherò di saperne di più su quei mercenari. Ci vedremo a Brightwall quando avrò raccolto qualche informazione. Thank you.
Stai andando verso Brightwall, vedo, un villaggio pittoresco. È il luogo perfetto per conoscere la brava e onesta gente di questo regno, lontano dal trambusto della città e dal fumo delle fabbriche. Una mente meno caritatevole li definirebbe dei sempliciotti, ma ti esorto a far compere nei loro negozi, a bere nelle loro taverne e a condividere i piaceri della vita di provincia. Anche della roba che non volete più. Un sistema efficace per radunare seguaci è la semplice interazione con la gente. Fai una prova, sono sicuro che farai colpo. A noi negozianti piace fare sconti speciali per clienti speciali. Se qualcuno non inizia a spendere, la porta del demonio bancarotta. Nella va. È piacevole da ammirare. Le migliori merci di Brightwall. Non troverai prezzi più bassi, te lo garantisco. È l'unico modo per far spendere la gente in questo periodo. La mia famiglia si... Congratulazioni, uscire fra la gente ti ha ripagato. Ricorda, generalmente interagire con i cittadini di Albion è un modo efficace per procurarsi nuovi seguaci. La biblioteca è stata chiusa per ordine del re. Non serviamo da bere, non vendiamo mangime per polli. Vattene prima che i soldati sospettino che tu stia imparando qualcosa. Per mille papiri. Visitatori. Stavo dicendo la verità, purtroppo. Re Logan ha chiuso l'accademia. In questi ultimi tempi non sono che un custode. Oh, per i santi libri! Il sigillo della Gilda! Non lo vedo dalla volta che il vecchio re, l'eroe, è venuto qui. Tu sei... Il principe, sì. Oh, cielo! Vieni, per di qua. Tuo padre mi riferì che un giorno una persona con il sigillo avrebbe cercato l'entrata del reliquiario, ma non credevo che mi sarebbe capitato da vivo. Naturalmente è stato lui a fondare l'Accademia. Spesso mi sono chiesto come avrebbe reagito vedendola in questo stato. Eccoci qui. Immagina quanti dei nostri ricercatori e professori hanno studiato questa porta sperando di sbloccarne il meccanismo. Ma io sapevo che esisteva una sola cosa che l'avrebbe aperto.
Ciao, sono di nuovo Jasper. Credo che quel fantastico dispositivo sia chiamato dischetto. Comunque, parlando di cose stupefacenti, non crederai a quello che ho appena trovato nel santuario. Dovresti tornare qui non appena ti è possibile. Questo santuario contiene un'armeria in cui ci sono alcune armi incredibili, eroiche, che tuo padre ha lasciato per te. Da questa parte, seguimi. Bene, queste armi non hanno un aspetto particolarmente interessante per ora, ma secondo il libro cambiano man mano che le usi, diventando via via più mortali e sviluppando proprietà eccezionali. Sono armi viventi, il modo in cui le usi in combattimento determina la loro evoluzione. Aspetta. Con quella spada ti farai strada tra molti nemici e in base a chi ucciderai e come lo farai, diventerà ancora più potente. Bene, ora che hai un'arma degna di questo nome, dovresti tornare nelle stanze sotto l'Accademia di Brightwall. Ah, sì, il dischetto. Ora, questi affari vanno attivati colpendoli. La tua nuova arma dovrebbe servire efficacemente allo scopo.
Ciao. Dunque, ricorderai che ti dissi che i dischetti dovevano essere colpiti con un'arma da corpo a corpo. Pare che ciò fosse corretto solo in parte. Secondo il libro, solo gli interruttori blu richiedono armi da corpo a corpo. Quelli rossi richiedono magia e per attivare quelli gialli bisogna colpirli con un'arma da fuoco. Fortunatamente quella sezione del libro indicava anche dove fossero situate alcune armi da fuoco e queste armi, beh, bisogna vederle per crederci. Fai ritorno al santuario più in fretta che puoi. Ah, allora anche le armi in questione furono lasciate per te da tuo padre. Sono nell'armeria. Così come la spada e il martello, anche queste armi stupefacenti si evolvono col tempo e l'utilizzo diventando sempre più temibili. Infliggono più danni e acquisiscono altre incredibili proprietà. La pistola è un'ottima scelta. Dopotutto, al momento ti trovi in uno spazio chiuso. Terrò qui il fucile nel caso cambiassi idea. Nel frattempo, fai un po' di prove e scopri quali incredibili proprietà attendono di essere sbloccate. Sono molte cose che devi sapere. Congratulazioni, eroe. Hai toccato il sigillo della Gilda e ho intuito chi saresti diventato. Ma raggiungendo il Carillon, hai dimostrato che lo sei già. Solo un eroe poteva farcela. Stai capendo quali sono i poteri che hai, ma in te c'è un potenziale ben più grande. Ma sono solo i primi passi del tuo viaggio. Albion è pronta a ribellarsi e cerca un capo che la guidi. Trovare sostenitori per la tua causa sarà difficile. Guidarli contro Logan è una sfida ancora più dura. Ma è una sfida che puoi vincere. La pagherà per quel che ha fatto. Non si tratta di una vendetta personale. Finché tuo fratello starà sul trono, Albion è in grave pericolo. Apri il Carillon. Ti mostrerà la verità. È la mia Albion. Le sue città seguiranno la mia legge. O cadranno. Le sue montagne si inchineranno al mio volere, o dovranno franare.
È la mia Albion. Le sue genti faranno come dico o moriranno. Il suo futuro sarà quello che decido, oppure finirà. Ho visto cosa fare e nulla potrà ostacolarmi. Saremo più grandi e saremo anche più forti. Non importa a quali e quanti sacrifici andremo incontro. Questa è la mia Albion. E la vedrò distrutta prima di consegnarla. Se una parte di te dubitava della necessità di una rivolta, ora sai cosa devi fare. Con tuo fratello sul trono, il regno rischia la fine. Ora, cerca di conquistare il tuo primo alleato. Non potrai guidare una rivolta senza seguaci. Sabine è un bravo uomo e la sua gente è forte. Messo via denaro a sufficienza per una casa. Le case sono ottimi investimenti. Inoltre ti servirà un posto in cui vivere se conosci qualcuno di speciale. Sacro Schedario, ce l'hai fatta! Questo è motivo di grande gioia. Albion ha ritrovato il suo eroe. Se posso esserti di aiuto e darti una mano, sarò onorato di farlo. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ora hai una prova inoppugnabile del tuo eroismo. E credo che Walter abbia fatto dei progressi con il problema dei mercenari. Ti sta aspettando fuori dalla taverna del paese.